che t'ha detto la tipa? Che tipa? Boh, quella del centro, prima che ci portavano via stai a parlare con una che parlava malissimo, si capiva un cazzo. Ah, m'ha detto niente, che ha fatto un viaggio lungo e che crepava di sete. Queste cose che si dicono per far conversazione durante un pogrom. E digli pure che non siamo tutti come sti pezzi di merda che ve vanno cacciar via. Lo sanno, ma sanno che tanta gente non li vuole qui, vedono loro. Loro ho lasciato tutto, io ho fatto quasi 100 km a piedi, senza acqua. Gente morte di sete, e poi il mare. Acqua tanta, non si poteva bere. E poi qui polizia e gente arrabbiata. Lo so com'è quando non c'è posto per te. Paese mio, quando devi buttare cosa che è vietato, che non vuoi nessuno trovare, butti dentro il lago di notte e tu ti fa finta di non sapere. Noi qui uguale, buttati. Sta metafora acquatica mi fa pensare alla fossa delle Marianne che diceva Domenica. Mi è rimasta impressa una cosa dei tempi di scuola perché mi faceva ridere doppio senso. La fossa delle Marianne è la più profonda depressione oceanica conosciuta al mondo. È fonda 12 km, che è esattamente la distanza che separa il centro di Roma dal raccordo anulare. Ci stanno creature che non si capisce manco come fanno a vivere là. Come cazzo è possibile che i loro organi funzionano senza luce schiacciati sotto decine di miliardi di metri cubi d'acqua? Mi sembra più preciso questo di tutto quello che ho letto sti giorni. Una pozza di anime che annaspano al buio, che devono imparare a vivere insieme in un posto dove non ci può vivere nessun altro. Oddio, in effetti non lo so se avete fatto sta affarone a venire qua, eh? Va bene, mia mamma dice alberi, chi stanno nello stesso campo, bevono stessa acqua. Alberi sono troppo stabili. Qua al massimo potremmo essere tronchi, tiè. E andiamo dove ci sbatte la corrente. Corrente fa paura perché non sai dove ti porta. Ma almeno vuol dire che non stai andando a fondo. I got guns in my head and they won't go. Spirits in my head.